Buongiorno a tutti, mi chiamo Martina Bozzano e sono Associate Director di Capital Group in Italia. Il mio intento di oggi è quello di accompagnarvi in un viaggio letteralmente nel settore dell'aviazione. Oggi ho ritenuto appunto interessante riportarvi una chiacchierata che ho avuto di recente con alcuni analisti di carriera di Capital Group che si occupano nello specifico di questo settore. Alcuni di voi sapranno che i nostri analisti sono analisti di carriera e sono incentivati ad investire nel fondo. Pertanto io oggi menzionerò una serie di società che vi prego di non considerare come consigli per l'investimento, si tratta semplicemente di esempi che saranno utili nel nostro ragionamento. E ora cominciamo. Mi sembra chiaro che la pandemia ha cambiato profondamente l'economia del mondo ed è evidentemente sotto i nostri occhi. Per un investitore bottom up la cosa importante a questo punto è sapere individuare i trend secolari che caratterizzeranno il mercato globale nei prossimi anni. Sappiamo che c'erano alcuni trend positivi riguardanti alcuni settori già prima della pandemia, che però hanno subito questa appunto emergenza sanitaria e sono stati colpiti duramente da quella che alcuni di noi chiamano il Pearl Harbor dell'economia. Ci sono altri settori invece che sono, diciamo, rifioriti sulle ceneri della pandemia, e ce ne sono altri che avevano già un trend secolare ma che hanno usato parecchio quello che è successo nel 2020 ed ora danno segni di ripresa di questo trend secolare che li caratterizzava già in precedenza. Uno di questi settori è proprio il settore dell'aviazione di cui parliamo oggi. A scopo proprio indicativo impiegherò la prima parte della presentazione nel descrivervi quello che il settore appunto ha attraversato nel 2020. Nella seconda parte invece vedremo quali sono le nostre previsioni cercherò di tenere insomma qualche minuto finale per rispondere alle vostre domande, che spero siano numerose. Non siate timidi, se non dovesse esserci tempo ci avremo modo di risentirci. Comincio mostrandovi sicuramente un grafico un po' triste, nel senso che vediamo dalla fine del 2019 quello che è successo ai titoli del settore dell'aviazione insieme a quelli aerospaziali e le società globali in generale. Vediamo come il settore dell'aviazione sia stato colpito molto duramente, perché vediamo una discesa dei prezzi dei titoli di oltre il 50%. Possiamo constatare che c'è una ripresa graduale e abbastanza stabile, ma soprattutto graduale. Ecco. Il fatto che quest'anno, il 2020, sia stato l'anno più penalizzante nella storia di questo settore, almeno negli ultimi 40 anni, non è un segreto. Lo vediamo in una diversa rappresentazione in questo grafico a barre, in cui possiamo vedere la crescita annuale della domanda di viaggi aerei a scopo commerciale. Quello che mi colpisce è la parte del grafico che riguarda lo storico. Si può evincere dalle barre blu nella parte sinistra del grafico che il settore era in precedenza caratterizzato da una crescita veramente stabile e costante. Ci sono appena 3 anni negativi nell'ordine del 3%, che hanno visto una netta ripresa già nell'anno successivo. Quello che è successo l'anno scorso è sicuramente un crollo epocale, perché meno 67% è un crollo considerevole, vedendo appunto lo storico. Ma vorrei a questo punto concentrarmi su quello che poi succederà dopo, secondo noi almeno. Noi pensiamo che il settore, non solo quello dell'aviazione ma anche molti altri, comunque beneficeranno di una domanda repressa e quindi avranno modo di riprendersi relativamente molto presto. Riteniamo che i voli brevi e quelli nazionali già nei prossimi 2 anni potranno arrivare alle soglie che erano state raggiunte nel 2019. Per quanto riguarda invece i voli intercontinentali, ahimè, dobbiamo aspettare un pochettino di più, secondo le nostre previsioni, almeno fino al 2025.
Il motivo per cui crediamo in questo trend positivo è il fatto che ogni volta che questo settore ha avuto una flessione c'è stato subito un rimbalzo poderoso. Abbiamo visto dopo il crollo delle Torri Gemelle, dopo la crisi finanziaria, ma anche dopo la SARS. Chi avrebbe detto che saremmo tornati subito a prendere gli aerei? Eppure è successo e crediamo che questa volta forse il rimbalzo sarà ancora più poderoso che in passato. Un altro motivo, o meglio altri due motivi possiamo annoverare, sono in certo qual senso delle proxy, ovvero io amplierei il discorso al settore crocieristico, che può dare una valida indicazione. Alcuni nostri analisti che si occupano proprio di questo specifico settore incontrano le società di crociera, ci hanno informato che nel 2022 hanno già registrato un incremento delle prenotazioni dei viaggi in crociera del 40-50% in più rispetto al 2019, che era già stato un anno molto buono. Quindi questo già di per sé è un buonissimo indicatore, ma vorrei anche raccontarvi questa cosa che mi ha abbastanza colpito, il fatto che le crociere sono effettivamente aumentate anche di prezzo, tra il 15 e il 20%, quindi questo significa la voglia, cioè indica la voglia che noi abbiamo di ripartire, assolutamente anche di ritagliarci un momento di svago o comunque un'evasione. La seconda proxy che vi citavo è la Cina. La Cina un mese fa era già tornata ai livelli di domanda di voli antecedenti il Covid. Questo perché una volta che hanno capito che il virus era sotto controllo, le persone si sono sentite libere di viaggiare, ovviamente all'interno della Cina continentale, perché i voli internazionali per ovvie ragioni sono ancora abbastanza interdetti. Come dicevamo, il settore registra un trend secolare, assolutamente. Vi vorrei, diciamo, fare una distinzione a livello geografico. Vedete in questo grafico vengono rappresentati il numero annuale di voli pro capite in relazione al PIL pro capite. Quello che mi sembra interessante osservare riguarda la parte in basso a sinistra, ovvero gli stati che vengono cerchiati in verde. Si tratta di stati che sono molto poco penetrati. Vi do un dato statistico. Purtroppo, cosa anch'essa che mi ha colpito moltissimo, meno del 20% della popolazione mondiale ha preso un volo almeno una volta. E questo è un indicatore veramente potente di quello che potrebbe essere il vigore della ripresa. Questo perché in questi paesi cerchiati in basso sicuramente le persone che possono viaggiare sono ancora un numero limitato, ma guardando ad esempio alla Cina, all'India, che sono paesi altamente popolosi e densamente abitati e molto industrializzati o comunque in forte sviluppo, scusatemi il lapsus, noi pensiamo che la classe media stia crescendo a una velocità veramente incredibile. Crediamo che a livello mondiale nel prossimo decennio circa il 60% della popolazione apparterà al ceto medio. Per quanto riguarda la Cina, pensiamo che tra il 2012 e il 2032 il ceto medio sarà quadruplicato, raggiungendo 3 milioni e mezzo di persone. Abbiamo visto storicamente come una persona arrivata, diciamo, alla possibilità di pagare un biglietto aereo, comunque potersi permettere qualcosa in più, quindi arrivando al ceto medio, ha voluto viaggiare. È un desiderio proprio innato che si è ripetuto in Europa, si è ripetuto negli Stati Uniti e si ripeterà sicuramente anche in Asia. Quindi prevediamo assolutamente che ci sia una crescita esponenziale. Basti pensare che in Asia, 150 milioni di persone ogni anno prima del Covid prendevano per la prima volta un volo aereo. Questo mi sembra veramente un dato significativo. Ora vorrei passare invece ai viaggi d'affari, che credo ci riguardino molto da vicino, visto il tipo di professione che abbiamo. Sicuramente molti di voi sono soliti viaggiare per fare meeting altrove. Tutti noi ci chiediamo se riprenderanno. Ovviamente la sfera di cristallo non ce l'abbiamo neanche noi. Noi crediamo che sicuramente un po' verranno ridotti, non sappiamo di quanto, del 10, del 20%,
molte società sicuramente hanno fatto i conti in quest'anno, in questo 2020, hanno capito che molte attività possono essere fatte non in presenza ma in remoto, è stato un po' sdoganato questa cosa. Quindi abbiamo provato a stimare quale potrebbe essere l'impatto di una riduzione dei viaggi fatti per business. Quindi come abbiamo visto il tasso di crescita è circa del 5%, 5,5%, l'abbiamo visto nel grafico a barre prima. Se noi pensiamo che i viaggi di affari a livello globale rappresentano soltanto il 16% di tutti i voli internazionali. Ovviamente negli Stati Uniti e in Europa la percentuale si alza, arriva tra il 20 e il 30%, però la nostra valutazione appunto è a livello globale. Nel peggior scenario, nel caso in cui i voli per affari si dovessero ridurre di un terzo, la perdita sarebbe circa tra il 5 e il 6%. Questo dà un po' una dimensione a quello che potrebbe essere la perdita, ovvero pari a soltanto un anno di crescita, quindi un impatto abbastanza moderato a nostro avviso. Ora vorrei entrare proprio nel vivo del settore dell'aviazione, guardarlo un po' al microscopio. Noi abbiamo individuato tre macro aree che sono quelle dei produttori, original equipment manufacturer, componentistiche aftermarket, ovvero le società che producono pezzi di ricambio e si occupano anche della manutenzione dei velivoli, e le compagnie aeree. Iniziamo dai produttori. Che cosa vi viene in mente se parliamo di produttori? Sicuramente Airbus e Boeing sono le società più conosciute, di fatto hanno un duopolio perché sono quelli di più alto profilo. Quello che abbiamo osservato nei nostri studi, o meglio i nostri analisti hanno osservato, è che la ciclicità della produzione degli aeromobili si è in un qual modo interrotta. In questo grafico vediamo le consegne annuali, anno su anno, degli aerei commerciali. Quello che abbiamo constatato è che mentre in passato le flessioni erano sempre nell'ordine del 40-50%, ma la domanda di volare, come abbiamo visto prima, su quei tre anni, soli tre anni, si inclinava soltanto del 3%, quello che è successo quest'anno è stata una domanda molto più scarsa, interrotta, non per nostra volontà, lo sapete, del 67%, ma una riduzione delle consegne annuali più ridotta, tra il 30 e il 40%. Questo perché sicuramente è un segnale chiaro e una differenza che appunto interrompe questa ciclicità del mercato. Il motivo è sicuramente la differenziazione a livello geografico. Negli anni 80, negli anni 90, il mercato era appannaggio soprattutto degli Stati Uniti e in un qual modo dell'Europa. Allo stato attuale ci sono centinaia di compagnie in tutto il mondo presenti su tutti i continenti, quindi va da sé che l'impatto è molto più frammentato. Il secondo motivo che noi individuiamo è il fatto che le ordinazioni di nuovi aerei in passato andavano ad aggiungersi alla flotta, quindi le compagnie aeree, per far fronte a una domanda crescente di voli, non facevano altro che acquistare nuovi aerei e dotarsi di una flotta maggiore. Quello che succede adesso è il 60% la stessa cosa. Per il 40% restante si tratta di una sostituzione di velivoli vecchi. Lo vedremo più avanti, un po' più diffusamente. Sostanzialmente la ragione è che i nuovi motori sono molto più efficienti sotto diversi punti di vista. Quindi le compagnie aeree, anche se l'anno scorso hanno registrato sicuramente un'annata pessima, hanno continuato ad acquistare e hanno appunto effettuato cancellazioni per un numero quasi residuale. Quello che balza agli occhi in questo grafico, intanto vedete una serie di modelli riconducibili di aerei, ovviamente riconducibili a Boeing e Airbus.
Quello che salta all'occhio è che fino al 2016-2017 c'erano in piazza diverse produzioni. Contemporaneamente queste società investivano miliardi, pianificavano e producevano aerei, diversi modelli di aerei. Quello che sta succedendo adesso è che le compagnie si sono arrestate, non stanno producendo nuovi aerei, a eccezione del Boeing 777X che vedete. È probabile che l'NMA non venga mai prodotto. Diciamo che attualmente sono più impegnate a, rispettivamente, Airbus, a incrementare, efficientare alcune componenti dei prodotti che già produce. Mentre Boeing sostanzialmente è impegnata a recuperare gli ordini che sono stati interrotti dopo i numerosi incidenti del 737 Max e anche a recuperare la propria, diciamo, la propria credibilità in seguito a questo, purtroppo, ai numerosi incidenti che sicuramente non sono passati in sordina e che abbiamo visto su tutti i giornali e tutti i media a cui accediamo. Quindi diciamo che questo, dal punto di vista degli investimenti, può solo che giovare nei prossimi anni il prezzo del titolo, perché queste società non faranno più investimenti così ingenti per appunto programmare nuovi modelli. Adesso quello che vorrei fare è un pochino anticipare una domanda che sono sicura che arriverà. Che cosa pensate di Airbus e di Boeing? Che cosa preferite dal punto di vista degli investimenti? Come dicevo, i nostri analisti sono abbastanza chiari. Sono poche le società al mondo che sono in grado di sviluppare una produzione di questo livello, che sono in grado di pianificare e di investire così tanti soldi nel tempo. Quindi si tratta di fatto di un duopolio. Entrambe le società sicuramente avranno un trend positivo secolare, come il resto del settore. Quindi, insomma, non me la sento di esprimere, o meglio, non ho sentito un parere fortemente negativo a nessuno né sull'altro. Va però detto che ho percepito che la loro preferenza allo stato attuale va verso Airbus. Questo perché Airbus ha sicuramente un prodotto a fusoliera stretta migliore del Boeing. Un'altra cosa abbastanza ovvia è che il bilancio di Airbus è migliore. Con gli incidenti del Max 737, Boeing ha registrato un debito di circa 40 miliardi. Inoltre ha dovuto bloccare la produzione, quindi ha accumulato ordini in arretrato e appunto deve investire anche in marketing per recuperare un pochino la sua nomea. L'altra cosa che va detta è che gli ordini che sono stati cancellati su Airbus sono decisamente inferiori rispetto a Boeing, per ovvie ragioni. Per la par condicio, diciamo, ci sono anche degli aspetti positivi in Boeing. Ad esempio, il top management di Boeing, i nostri analisti riconoscono essere molto in gamba e molto aggressivo. Inoltre, Boeing ha una divisione di difesa molto migliore, non è il termine giusto, comunque migliore di Airbus, anche se in senso assoluto non è sicuramente la migliore sul mercato. Ci sono società specializzate negli Stati Uniti che la superano di gran lunga, però va detto che la liquidità che gira intorno a questa sezione di Boeing si aggira sui 2 miliardi all'anno, quindi insomma una somma abbastanza ingente. Non da ultimo, Boeing è sicuramente facilitata e favorita rispetto a Airbus perché è basata negli Stati Uniti. Queste società sono società internazionali, hanno un bilancio globale, quindi in dollari americani. Lo vedremo più avanti, Airbus è una società europea, quindi diciamo che avere una parte dei costi legati all'oscillazione dell'euro è sicuramente una cosa da non sottovalutare. Sempre sui produttori, poi prometto di passare ad altre aree, vediamo le cancellazioni. Nel 2020 le cancellazioni di ordini di velivoli presso Airbus e Boeing non sono state più elevate degli altri anni. Come vi dicevo, vi ho anticipato questa cosa, si attestano circa
a un po' di più di 1500, Airbus soltanto un centinaio su 6000 ordini arretrati, fate un po' la percentuale molto residuale. Per quanto riguarda Boeing, gli ordini cancellati sono stati sicuramente di più. Va detto anche che non ha giocato a suo favore il fatto che la produzione del MAX 737 sia stata sospesa, perché le compagnie aeree hanno la facoltà di recedere dall'ordine senza pagare nessuna penale nel momento in cui il ritardo supera i 12 mesi. Quindi anche questa è una cosa che va detta a favore di Boeing. In generale, diciamo che le cancellazioni che vediamo oltre 1500 rappresentano circa il 10% degli ordini inevasi, quindi rispetto agli altri anni, come vediamo anche solo dal punto di vista grafico, non è un impatto così, così elevato. Ultima cosa, che in parte ho già anticipato, gli aerei più recenti offrono alle compagnie aeree dei costi più contenuti, quindi un'efficienza in termini di costi. Questo è il motivo principale per cui non ci sono state così tante cancellazioni in proporzione alla flessione che il settore ha evidentemente registrato l'anno scorso. Come vedete, i costi del carburante in un motore vecchio ammontano circa il 22% dei costi totali della compagnia aerea. Pertanto un efficientamento di circa il 15% dei nuovi motori rispetto a quelli vecchi sicuramente costituisce un abbassamento importante della base costi legati al carburante, che si attestano al 19%. Diciamo che questa differenza, questo efficientamento in termini di costi equivale a un 60% di aumento dell'utile operativo, che è una cifra enorme. E questo vi dà l'idea del motivo per cui, appunto, la crescita dal punto di vista delle ordinazioni non è pressoché venuta meno. Ora vorrei passare invece alla seconda area, che è quella degli aftermarket e dei produttori di componentistica. Finora abbiamo parlato di due colossi molto ben conosciuti. Mi viene da dire che gli analisti sono risultati estremamente entusiasti di questa seconda area del settore, perché si parla di una pletora di società che sono magari poco conosciute ai più, anche a me personalmente alcune francamente non le conoscevo, ma che definiscono come titoli da mettere sotto il materasso, ovvero da tenere almeno per il prossimo decennio. Questo perché queste società hanno una forte capacità di determinazione del prezzo. Il motivo per cui avviene questo è che ciascuna di loro produce una componente di un aereo che è strettamente correlata a una certificazione che viene rilasciata. Ovviamente i produttori devono essere certificati. Quindi una volta che ciascuna azienda riceve questa certificazione, questo diciamo lascia passare alla produzione ufficiale, diventa pressoché monopolista. La più grossa barriera all'ingresso è appunto questa certificazione. Quindi queste società producono questi pezzi di ricambio che molto spesso non danno un utile così elevato. Quello su cui si basa la loro capacità è la manutenzione ricorrente e il ricambio che deve essere fatto ogni tot anni. Quindi queste società, una volta che vendono un pezzo, un motore, una particolare componente, contano su un flusso continuo e stabile, che anche questo è determinato dalla legge, perché insomma, le compagnie devono sottostare a dei rigidi protocolli di manutenzione per poter volare, no? Quindi quello che i nostri analisti sostanzialmente hanno fatto è condurre delle analisi net present value, questo NPV, ovvero hanno cercato di dare un prezzo alle diverse società di quest'area in modo tale da capire quali in quel momento erano sottoprezzate dal mercato e individuarle come buoni investimenti. Per fare qualche nome parliamo di Safran, o di Transdim, entrambe sono produttori di motori, la prima europea, la seconda statunitense.
Ad esempio c'è anche MTU, che è una società che è derivata dalla fusione di diverse piccole aziende, quindi è molto frammentata e distribuisce diversi prodotti certificati ed è basata in Germania. Un esempio di analisi net present value è quella ad esempio che è stata fatta su Safran. Safran ha una joint venture con General Electric, è una società che è leader nella produzione dei motori per la fusoliera stretta, che sono quelli attualmente più richiesti. Quello che i nostri analisti hanno fatto è stato semplicemente scaricare la base dati degli ordini che sono stati ricevuti e venduti, quindi tutti i motori che sono stati posizionati presso le compagnie aeree. A seconda delle specificità è stato stimata la richiesta di manutenzione, e in questo modo sono stati associati flussi di cassa in base alle richieste che sarebbero arrivate in modo ricorrente dalle diverse compagnie aeree. In questo modo i nostri analisti sono stati in grado di prezzare l'azione basandosi appunto sui flussi di cassa che sarebbero arrivati in futuro e quindi sulle entrate certe, e hanno individuato all'epoca dello studio, e questo titolo era decisamente sottoprezzato rispetto al valore di mercato, e l'hanno individuato come una buona idea di investimento. Questo è solo un esempio, ma le stesse valutazioni sono state fatte su numerose società. Passiamo direi alle compagnie aeree, quindi l'ultimo step, l'ultima macro area di questo settore. Sicuramente questo non è un bel grafico, ve lo dico molto francamente, fa vedere che negli ultimi 20 anni gli investitori in questo particolare settore non hanno avuto nessun ritorno. Sostanzialmente le compagnie aeree sono le società che hanno maggiormente risentito della pandemia nel 2020, per ovvie ragioni: non potevamo uscire di casa, non potevamo viaggiare, non potevamo comprare biglietti aerei, i loro introiti sono basati su quello, il resto sono costituiti da costi fissi, quindi è innegabile che ne abbiano risentito in modo maggiore rispetto alle prime due aree di cui abbiamo parlato. Va però fatta in modo doveroso, direi, una distinzione fra le opportunità di investimento che sono presenti in Nord America e quelle che sono presenti in Europa. Il Nord America è caratterizzato dalla presenza di 10 compagnie aeree, di cui le prime 4, praticamente dei colossi, controllano l'80% del mercato, della quota di mercato. Va da sé che il settore è molto consolidato, è anche indebitato ed è abbastanza saturo. Per quanto riguarda invece l'eurozona, la cosa è sostanzialmente diversa. Lì abbiamo un centinaio di compagnie aeree. I colossi come Ryanair, EasyJet, British Airways non detengono tutti insieme neanche la metà delle quote di mercato, quindi neanche il 50%. Questo significa che c'è una pletora di società, di compagnie aeree che detengono piccole quote di mercato e che hanno un potenziale di crescita enorme. Ovviamente la selezione è sempre alla base dell'investimento, non tutte hanno le stesse opportunità, va da sé. Quello che si può constatare è che, anzi vi racconterò questa, alcuni nostri analisti mi hanno detto che sono molto molto diciamo affezionati a Ryanair e anche a Wizz Air. La prima ovviamente detiene una percentuale di quota mercato più alta, circa il 15%, la seconda tra il 2 e il 3%. Loro sostengono che queste società sono state in grado di instaurare un circolo virtuoso. Riescono a tenere una base costi talmente bassa che incrementare, rispetto ovviamente alle altre aziende, incrementare il numero di offerta e di velivoli per loro significa addirittura diminuire ancora di più questi costi, questa base costi. Rispetto alle altre compagnie aeree tra il 60 e l'80%, quindi un'enormità. È ovvio che hanno delle economie di scala enormi. Voi mi direte, non sono compagnie aeree lussuose o molto, molto belle, su cui viaggiare molto comode,
però ho saputo che stanno migliorando e che sicuramente stanno investendo in questo. Probabilmente la loro strategia è quella di guadagnare prima le quote di mercato in questo modo, e sicuramente loro sono alcuni dei sostenitori del famoso mercato delle ordinazioni che abbiamo visto prima presso i produttori. Cioè loro stanno traendo un vantaggio da questo momento di difficoltà che abbiamo visto nel 2020 per guadagnare della quota mercato a spese degli altri, delle altre compagnie aeree, ovviamente. Quindi per dirvi che in Europa sicuramente ci sono delle opportunità di investimento e vanno selezionate con una certa accuratezza. Passerei, mi sto accingendo alla fine, i rischi e incertezze per il settore dell'aviazione. Alcune di esse sono abbastanza ovvie, ne abbiamo parlato. Il mantenimento delle restrizioni alle frontiere, ovviamente se ci dovessero essere ancora a lungo non potrebbero aumentare quantomeno i voli internazionali. La distribuzione dei vaccini, sicuramente una volta che saremo tutti vaccinati si potrà tornare a una vita normale, quindi a viaggiare in modo normalmente. E il danno al settore dei viaggi di lavoro. Ne abbiamo parlato, c'è chi pensa che potrebbe essere più ingente, secondo noi e dalle nostre simulazioni non lo sarà, però è comunque un fattore di rischio che va tenuto monitorato. Un altro fattore di rischio che va tenuto monitorato e che ho anticipato prima è il tasso di cambio euro-dollaro. Negli ultimi 6-9 mesi l'euro si è rafforzato parecchio contro il dollaro e questo sicuramente non giova ad alcune società come Airbus o come Safran che sono europee e che hanno quindi inevitabilmente una base costi in euro. Questo sicuramente non andrà a penalizzare la bontà dei loro bilanci, ma è sicuramente un fattore di cui tenere conto nel momento dell'investimento. E ora siamo alla fine, le considerazioni finali. Giusto per ricapitolare, noi pensiamo che il settore dell'aviazione sia sicuramente un settore attualmente molto sottopenetrato e che godrà di una crescita secolare. La ripresa ci sarà prima per i voli nazionali, dopo per i voli internazionali. Grandi opportunità di investimento sicuramente nelle prime due aree, quindi per primi io metterei i produttori aftermarket, poi i produttori di aerei, quindi Airbus e Boeing, e da ultimi diciamo le compagnie aeree che sono un po' più ostiche, un po' più difficili da individuare come opportunità all'investimento e che come anche il resto lascerei a chi lo fa di mestiere. I fattori di rischio li abbiamo detti, sono da monitorare, ma siamo complessivamente molto positivi e pensiamo che questo settore, più di tanti altri, ma come anche altri, beneficerà sicuramente di una domanda repressa. Ora vorrei, se mi date un minuto, vedere se ho ricevuto qualche domanda. Rispondo volentieri appunto alle vostre domande. Proprio un minuto. Ecco, questa mi sembra interessante, riguarda l'attenzione verso l'ecologia. Mi dicono se questa crescita secolare avverrà a spese dell'ambiente. Bella domanda, molto cara, molto attuale. Io ritengo, anche sentendo parlare gli analisti, che questo sia un aspetto che è emerso soltanto a partire dal 2019 in Europa. È sicuramente una domanda, purtroppo mi dispiace dirlo, che interessa molto di più noi europei che rispetto agli statunitensi e ancor meno agli asiatici. Il trend secolare secondo noi ci sarà, non sarà a spese dell'ecologia, perché abbiamo visto che le compagnie che stanno cercando di espandersi maggiormente stanno comprando nuovi velivoli perché fondamentalmente abbassano i loro costi di carburante. Però diciamo che si prendono un po' due piccioni con una fava nel dire che comprare nuovi velivoli per interessi economici da parte delle compagnie aeree corrisponde anche ad acquistare velivoli che sono più efficienti in termini energetici e quindi più ecologici. Quindi direi che questa è una nota assolutamente positiva. C'è da dire che i viaggi sono talmente importanti
che non credo che qualcuno vorrà rinunciarci. Semplicemente cercheranno, il mercato, immagino, cercherà di premiare le aziende che presteranno più attenzione verso l'ecologia. Un'altra domanda magari. Ecco, cosa sono gli analisti di carriera? All'inizio ho detto che ho fatto questa chiacchierata con gli analisti, che sono anche investitori per noi. Diciamo che questo è un tratto distintivo della nostra società di cui siamo particolarmente fieri. Abbiamo brevettato un sistema di gestione che si chiama Capital System, che prevede che il fondo, proprio in modo molto semplice, sia diviso in spicchi come se fosse una torta, in fette, in base agli asset, e ciascun gestore, cioè ci sono team di gestori che sono responsabili, cioè un gestore è responsabile per una fetta, un altro gestore per un'altra e così via. Non è un sistema di decisione collegiale, cioè ciascuno è responsabile della propria fetta. Esiste una fetta in più in ciascun fondo che è appannaggio dei nostri analisti. I nostri analisti, per noi è molto importante che approfondiscano la loro competenza in un determinato settore e che restino con noi il più possibile. Di conseguenza, noi li incentiviamo ad investire nelle loro migliori idee. Forniamo un portafoglio in base all'anzianità, ovviamente, e questi gestori sono proprio incoraggiati a investire nelle aziende che individuano, oltre ovviamente a effettuare le loro simulazioni, i loro studi, che sono utili agli altri gestori. Quindi questo per direi che vi ho detto tutto, ovviamente di cose ce ne sono moltissime, se vorrete approfondire la conoscenza della società avete i nostri ricatti. Grazie a tutti.